Un minuto con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, un luogo che accolse Padre Pio giovane nel lontano 1916. Oggi vogliamo raccontarvi quello che accadde 4 anni più tardi, nel 1920. Quello che è stato definito un decennio oscuro, perché cominciò proprio in quel periodo, un particolare e significativo, ma soprattutto sofferente per Padre Pio, un momento davvero triste. Il 28 maggio del 1920 giunse a San Giovanni Rotondo un inviato del Sant'Uffizio, Monsignor Bonaventura Cerretti, arcivescovo titolare di Corinto, segretario della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari. Un ecclesiastico colto, prudente, preparato, che 4 anni dopo sarebbe diventato cardinale. Era inviato del Sant'Uffizio, ma in pratica dal Papa, che di quel dicastero ne era il prefetto. Monsignor Cerretti si presentò a San Giovanni Rotondo in incognito, vestito da semplice prete. Dopo aver assistito alla messa celebrata da Padre Pio, si rivolse al padre guardiano per un colloquio particolare con Padre Pio e per poter anche esaminare le sue ferite. Ricevette un garbato ma netto rifiuto, perché ciò che chiedeva non era consentito, non era autorizzato. Poi si ripresentò la sera stessa in veste di ufficiale e si fece riconoscere dal padre guardiano, mostrando proprio la lettera del Sant'Uffizio. Venne subito accolto, ospitato in convento, ebbe un incontro con Padre Pio, rimanendone così favorevolmente colpito. Lasciò il convento il mattino seguente, ma prima di ripartire scrisse sul registro dei visitatori: «Mi raccomando vivamente alle preghiere di Padre Pio».